Attenzione, non fate domande inutili del tipo che programma usi per disegnare oppure che modello di tavoletta hai. Come regola generale usate foglio e matita e se proprio non potete fare a meno di usare il PC non chiedetemi nulla perché non vorrei trasformare questa cosa in un dibattito tecnologico visto che il disegno è nato prima della tecnologia. Quanto alle domande inerenti al disegno risponderò con piacere a tutti cercando di essere il più chiaro possibile. Grazie a tutti e buona visione. Salve a tutti ragazzi, bentornati su Quei Due sul Server. Oh, oggi Redez non c'è, sono da solo perché questa rubrica è materia mia. Comincio col dirvi che questa sarà una serie, ma solo se voi volete. Cioè, se mi venite a dire, Sinergo, questo video ci fa cagare, ci fa vomitare dalle orecchie, non li farei più e io non li faccio più. Però, se vi piace, fatemelo sapere che continuo, ok? Allora, è entrata una mosca grossa come un... Non la prendete come una scuola, ragazzi, non andate in giro, finita la serie, non andate in giro a dire sono diplomato in disegno con Quei Due sul Server. No. Ok? Questo è un gioco dal quale si può imparare anche qualcosa volendo, un po' come tutti i giochi secondo me, ok? Allora, cominciamo a giocare. In questo primo episodio prenderemo come cavia Super Mario e tenteremo di riprodurlo. Sappiate che qui non si parla di disegni finiti e non parleremo di disegni finiti per parecchio tempo ancora. Io ho visto tantissimi disegni molto curati, certosini, con i tratteggini, con le sfumature a matita, tutti precisi, tutti puliti, che però erano sbagliati dall'inizio. E tu puoi lavorarci anche 10 mesi, puoi migliorare le ombre, puoi metterti là, ci puoi lavorare quanto ti pare, puoi farti un mazzo così, ma se era sbagliato nella costruzione sarà sempre sbagliato. Quindi in queste prime lezioni impareremo a costruire un disegno in maniera corretta e il nostro risultato finale sarà sempre qualcosa di molto rapido, di molto grezzo, però sarà sempre qualcosa di molto corretto. Partiamo col dire che il disegnatore innanzitutto deve imparare ad osservare. Perché se noi vogliamo riprodurre soprattutto un personaggio di un videogame come Super Mario, che diciamo così lo conoscono tutti, dobbiamo imparare a guardarlo bene e ad analizzarlo. Per prima cosa, nonostante possa sembrare una lamerata, quando si va a fare il personaggio di un videogame così importante come Super Mario, che praticamente è alla stregua di un marchio, di un brand, ok? Quindi va fatto proprio in quel modo, nel modo ufficiale, dobbiamo sempre tenere un'immagine di riferimento. Questo, ragazzi, non è copiare, questo è semplicemente rispettare i canoni delle proporzioni del nostro personaggio, che nel caso di Super Mario, se cannate anche un millimetro, non sembra più Super Mario. Allora, per prima cosa prendiamo l'immagine originale e andiamo a disegnarci sopra. Praticamente che cosa andiamo a fare? Andiamo a ricercare tutte le linee importanti, cioè la faccia è un tondo e quindi realizziamo un cerchio, facciamo due ovali per le orecchie, andiamo a fare due tubi con due palle alla fine per fare le braccia e le mani, facciamo la pancia rotonda di Mario, altri due tubi con altre due palline per fare i piedi e praticamente che cosa facciamo? Otteniamo una versione minimale del personaggio, praticamente otteniamo soltanto le linee guida essenziali. Ok, fa schifo ragazzi, però queste sono le proporzioni di Super Mario. Allora, andiamo a vedere. Questo trattino è tutta l'area che la testa occupa nello spazio. Questo è lo spazio della pancia, però se noi togliamo lo spazio del cappello, ecco, vedete, rimane lo spazio della testa, che è identico allo spazio della pancia. Questa, ragazzi, è una cosa importante, perché è un'informazione essenziale per riuscire a capire. Vedete, la testa è identica alla pancia e non è tutto ragazzi, perché se noi andiamo a vedere bene questo disegno, vedete, queste parti sono esattamente uguali, ok? È già semplice, è già un pupazzo di neve Mario, quindi palla più palla. Occhio ragazzi, le mani arrivano le braccia distese arrivano proprio alla fine della pancia e c'è una sorpresa anche per quanto riguarda le gambe, perché se facciamo un'altra palla arriviamo con una palla identica alle altre due praticamente alla fine del piede. Questa analisi che cosa fa? In realtà scompone il nostro personaggio in delle parti essenziali e in questo caso molto essenziali, sono tre palle, ok? Tre palle. Questa nostra scomposizione porta il nostro personaggio a un livello diverso, cioè a un livello più semplice da collocare nello spazio. Ora, con queste informazioni noi possiamo andare a realizzare, vedete, palla su palla su palla, in maniera molto rapida. Vi faccio vedere che se io vado a inscrivere un Super Mario in queste tre palle, il nostro Super Mario funziona alla perfezione. Andiamo a fare molto rapidamente i baffi, facciamo la pancia, un braccio,
Vabbè, ragazzi, lo sto facendo a cazzo di cane, però per farvi capire che queste tre palle non sono una presa per il culo, sono in effetti un modo piuttosto rapido di capire come è fatto il nostro personaggio. Benissimo, ragazzi, una volta che abbiamo scoperto di cosa è composto il nostro personaggio e quali sono le proporzioni che hanno ispirato il disegnatore nella realizzazione del modello base, possiamo andare a sfruttare queste nostre conoscenze per dare a questo personaggio qualunque posa noi vogliamo, perché sappiamo che quelle sono le proporzioni, basta che non usciamo da quelle, ok? E noi azzeccheremo sempre. Tenendo sempre aperta un'immagine di riferimento che ci serve per fare i particolari in maniera più esatta, andiamo a fare né più e né meno quello che abbiamo fatto prima, cioè le tre palle, soltanto che stavolta le disponiamo prospetticamente nello spazio. Cioè, le mettiamo in questo modo: la prima palla è la testa, poi c'è la pancia e la terza palla sancisce l'area delle gambe. Ora, le ho fatte in questo modo a scalare di dimensione perché siamo in prospettiva, quindi la palla più in alto è più grande leggermente delle altre due. Ok, adesso andiamo a disegnare e inscrivere in queste palle le varie parti del viso di Super Mario. Ora voglio farlo con il viso rivolto in alto perché sta saltando, è come quando rompe un blocco, quindi il naso è nella parte alta della testa, ok? Gli facciamo anche la bocca aperta, i baffi, facciamo l'occhio, che ovviamente visto dal basso, ragazzi, non è come visto di fronte, cambia un po' la forma. La visiera del cappello vista dal basso appare in questo modo. Cercate sempre di ragionare in maniera molto più elementare, cioè la visiera è una U vista dal basso, una U rovesciata, fatela così, poi piano piano con un po' di buona volontà vi verrà anche automatico fare questo ragionamento. Ok, abbiamo fatto il viso, sempre grosso modo, ragazzi, è uno schizzo, eh? È uno schizzo, però stiamo facendo una posizione completamente diversa da quella di riferimento, quindi questo disegno non lo stiamo copiando, lo stiamo inventando da zero usando le nostre tre palle come riferimento. Ok, andiamo a fare la salopette, andiamo a fare il braccio. Grosso modo il braccio non è molto lungo, vedete, comunque sia sto rispettando le proporzioni del braccio. Non è molto lungo, andiamo a fare la manina chiusa, che all'inizio è un po' come una palla, ma va bene così, per il momento ci va benissimo, è solo lo schizzo. Il nostro risultato non deve essere qualcosa di finito, di perfetto, di preciso. Dobbiamo fare questo discorso per ogni disegno che andremo a fare. Lo schizzo, ragazzi, ci serve anche a capire quanto spazio occupa il nostro disegno, perché non ha senso fare un disegno finito e poi magari non ci entra nel foglio. Ok, andiamo a fare anche l'altra mano, sempre chiusa a pugno. Ok, perfetto, la parte di sotto l'abbiamo fatta. Ora, dobbiamo andare a dare un certo movimento alle gambe, non possiamo lasciarle tese così, sennò sembra che si sta cagando addosso. Allora, che dobbiamo fare? Dobbiamo andare a inventarci la gamba piegata, cioè che cosa facciamo? La accorciamo, no? La pieghiamo in due, e siccome in questa posizione non si vedrebbe lo stinco, si vede soltanto il femore, diciamo la parte alta della gamba, andiamo a fare direttamente il piede. L'altra gamba la facciamo andare in prospettiva, esattamente come le tre palle, cioè va a diventare più piccola man mano che si allontana dalla testa, no? Man mano che una cosa è lontana, in prospettiva si rimpicciolisce. Ok, ragazzi, una volta fatta questa base per il nostro disegno, possiamo andare a fare 1500 particolari, possiamo andare a ripassare con l'inchiostro, possiamo andare a colorare, ma io vi consiglio, nel caso siate alle prime armi con il disegno, di non andare ancora a definire nessun disegno. Piuttosto fate 5 milioni di schizzi al giorno senza definire quello che fate, perché questa cosa vi dà una maggior consapevolezza dei volumi, delle proporzioni. Insomma, ragazzi, è l'esercizio base e bisogna farlo più che si può. Oh, ragazzi, piccolo appunto, io in questo video, per ovvie ragioni di regia, non ho usato il foglio e la carta, ma li preferisco, ok? Ho usato una tavoletta grafica e il mio computer, quindi ho disegnato in digitale, però mi sarebbe piaciuto molto farvi vedere la matita e il foglio, anche perché lì sono molto più bravo, sono molto più fresco. Sulla tavoletta non è che mi trovi chissà quanto, la uso più che altro per colorare, ma per disegnare uso sempre matita e foglio. Ok, per oggi abbiamo finito. Mi raccomando, ragazzi, alla base di un buon disegno c'è sempre molto esercizio e molta pratica. Non state lì a buttare centinaia di migliaia di milioni di fogli.
usate un foglio, magari fate i vostri disegni grandi così, però usate un foglio A4 fronte retro, ok? Perché se no, se usiamo un foglio per ogni schizzetto che facciamo, buttiamo giù la foresta pluviale, in men che non si dica, eh? Non sprecate la carta, ragazzi. Io uso il digitale anche per non sprecare la carta, però a volte ci serve il foglio, ok? Quindi usate la carta delle fotocopie, che non costa niente, è sottile. Disegnate in qualsiasi angolo di questa carta, anche se avete il giornale di ieri, usate avete un vecchio calendario che dovete buttare, usate quello, non sprecate la carta, sennò vi picchio. We'll be right back.